siamo al 24, è la vigilia e stasera arriva Babbo Natale. Yeah! Per noi non arriva Babbo Natale, non arriva più per noi Babbo Natale. Allora, arriva solo per loro due. Sono almeno 2-3 anni che per noi non c'è Babbo Natale. Più Babbo Natale. Arriva per me. No, non è vero, bugia. A noi ci arriva Babbo Natale, ci arriva dai miei. E anche a me. Arriva il Babbo Natale dei miei genitori. Arriva anche a te. Allora, a lei e al suo fratello arriva sicuro Babbo Natale. A noi invece forse arriva, non lo so, quest'anno è tutta un po' un'incognita. Quest'anno Babbo Natale è arrivato anche per sua madre. Per sua madre, quello che sta facendo ginnastica sullo scalino. Per sua madre e per i miei. Infatti oggi vado a dare il regalo di Natale ai miei. Lui già gliel'ha dato la sua in anticipissimo, cioè come al solito, sempre quello più strano. Ma guardate che bello l'albero! Dovevo fare più video con l'albero dietro, guarda che figata! Mi sveglio sempre dopo. Ciao! Sei contento che è la vigilia di Natale? Oh, salti di gioia! Ma dai, che stasera mangi! Stasera ci abbiamo pesce fritto, l'anguilla al forno, che a lui gli piace tantissimo. Ma insomma, mi rapo o non mi rapo? Sì! Da me, in una macchinetta mi rapo. Madonna, fai adesso, subito. Fa. Tutti nel lavandino mi butto. No. Fatti rapà dopo il 26. No, fatti rapà, mi rapo sempre da me. No, fatti rapà dopo il 26, per favore. No, e dopo te... volta Francesco non mi rapo. Se dico fammi i capelli. Che pizza sto mini. Se faccio da me mi rapo. Non adesso. Anche perché Samuele comincia a dirci pochi capelli. Ce n'hai 40. Motivo per cui metto sempre il cappello la mattina è che la testa è sempre meno coperta. C'ha freddo. Vabbè. Vabbè, è la vigilia. Abbiamo già pulito le finestre. Ieri sera abbiamo fatto i tozzetti, l'abbiamo già tagliati e messi da parte, ho fatto i letti, ora mi dedicavo all'editing del vlog e dopo l'editing del vlog sarà il caso che comincio a preparare il bimbi o perlomeno che gli do una lavata perché gli devo fare una doccia. E domani tanto gliene dovrò fare un'altra de doccia perché col fritto di stasera a casa, figuratevi. E poi oggi pomeriggio c'è la festa! Yeah! Dopo questo sto guardando il video di Letizia, che tanto la conoscete tutti, la stazza di Lady World. Scusami tesoro, ma non sapevo come stoppare. Era una peggio di un'altra, ho scelto quella meno peggio. Ragazzi, nel giro di mezz'ora è successo di tutto. Cioè, lo sentite? Lo sentite Alessandro? Allora, nel giro di mezz'ora è successo di tutto. Allora, a iniziare da questo. Allora, questo è il primo disastro. Ovvero, ho attaccato la... come si chiama? Il caldo bagno e questo è stato il risultato, cioè ha fatto è uscito tutto fumo, una puzza di bruciato, una cosa esagerata, quindi per ora è stato messo via e è stato ripreso quello vecchio, quindi questo è il primo disastro. Il secondo disastro è Alessandro, perché Alessandro niente, gli stavo facendo la doccia, lui non cioè è sempre stato restio alle docce, all'acqua eccetera, solo che gliel'abbiamo sempre fatta in due, io stavolta ero di corsa, gliela dovevo fare per forza, ho provato a fargliela, però a voglia a tenerlo, lui prende, scivola 3-4 volte, si è fatto un livido sulla testa, un graffio sulla pancia, i lividi nelle braccia e nelle gambe, cioè una cosa allucinante ragazzi, nel giro di mezz'ora è riuscito a fare questo, cioè si è praticamente finito, è cascato 4 volte dalla vasca, è scivolato e tra parentesi ha fatto anche un altro disastro.
L'ultimo disastro è quello, ovvero ha tirato giù la mensola. La mensola che io praticamente c'avevo qui, dove c'erano tutti i portagioglie, tutte le cose. Ecco, lui ha pensato bene, visto che il telecomando è sopra, era sopra il mobile nero, ha pensato bene di aggrapparsi alla mensola e l'ha praticamente buttata giù. Quindi adesso vediamo un attimo, ha fatto due buchi esagerati, ci ha preso un sacco di schiaffi, ora vediamo che, come di risolvere in qualche modo. E la peste è qui, che stamattina sta rischiando grosso. No, sta rischiando. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. Ce la fa. Buon Natale! È il regalo di Natale che mi faccio fare. Buon Natale. Beh, un pochino vloggo io. No, quello mandamelo così. Te lo mando. Te lo mando a modo mio. Ale! Ma che va portato Babbo Natale? Babbo Natale di Roma. È molto Natale! Siamo qui. Che parla. E a te che ti ha portato Babbo Natale di Roma? Di. Cenerentola! Cenerentola sempre soffitta giù cantina, disperati, vai fuci! Che sono ripresa. Chiudiamo il 2017 con l'Emmy Award che cade. Pure a te Babbo Natale ti ha portato tante cose. Ma abbiamo scoperto due follower. Abbiamo riscosso meglio due che niente. Two is milk one. Ma che fai? Brava. Noi dobbiamo andare di là. E io devo andare di là. Quindi te lo saluto così. Ciao. Buon Natale! E ora si va a aiutare la mogliettina a preparare il pranzo di Natale. Dicono che sono bravo. Dico a cucinare, così dicono. Vediamo un po'. A dopo.